Sindaco, la parola all'ingegner Ernesto Reali, presidente del magistrato per il Po, e veniamo più da vicino alla festeggiata, al festeggiato di oggi. Grazie. Buongiorno a tutti. Io ho ascoltato con grande attenzione il sindaco di Modena. Onestamente non ho capito forse tutto, perché l'accenno che lui faceva forte al decentramento, al federalismo, alla distribuzione di competenze in maniera diversa, mi trova d'accordo solo in parte, e cerco di spiegarmi. Soprattutto ho apprezzato, se le ho capite, le ultime parti del suo discorso, dove parlava di concertazione, di aggregazione, di lavoro fatto insieme. Parto da questo punto del discorso, che non avevo programmato, ma mi sembra importante e utile farlo, perché proprio l'opera di cui parliamo oggi nasce, credo, anche con un concreto esempio di questo tipo di concertazione e di lavoro insieme, perché io credo che al di là delle etichette, delle competenze, delle parti formali e amministrative nel gestire sia le risorse economiche ma soprattutto le scelte sul territorio, non si possa operare se non insieme. E qui a fianco l'assessore Cocchi credo possa dare atto di questo mio, proprio un fatto culturale, mi viene da sempre, io ho lavorato in tante parti d'Italia con realtà politiche molto diverse, molto più forti, perché ho lavorato per esempio in Sardegna, dove c'è una regione a statuto speciale che può legiferare in maniera forte, e ho sempre portato avanti problemi di concerto e insieme. Non a caso quest'opera, dicevo, è un'opera che manifesta concretamente questa presenza comune. L'abbiamo avviata il magistrato che ha curato il progetto, il finanziamento e l'appalto, però eravamo insieme con la regione Emilia-Romagna e con la provincia di Modena. Evidentemente questo tipo di manifestazione, quindi il giorno in cui abbiamo avviato i lavori, era un fatto esteriore, non certamente, però rappresentava all'esterno quello che dietro, da quando almeno io gestisco magistrato, abbiamo sempre fatto. Ora ritorno un momentino nel binario che mi ero prefisso, binario che piglia comunque lo spunto da alcune cose che ha detto l'ingegner Molano. Parlava di giudizi, fortunatamente io non ho avuto giudizi da parte dei giudici veri, diciamo, ma ho avuto dei giudizi direi più importanti, forse più forti, cioè i giudizi dei cittadini. Infatti ho iniziato proprio nel novembre del 96 a Modena, in provincia, con così ci siamo conosciuti, oggi credo che siamo amici, e con una situazione piuttosto tesa, perché venivano fatte domande, io ero ignorante abbastanza, dopo poco meno di un mese di permanenza a Parma, sulle problematiche avviate molto tempo prima, presentate, programmate, segnalate tanto prima, tanto tempo prima, e mai arrivate a compimento. Purtroppo ancora devo fare riferimento all'opera che oggi finalmente diciamo consideriamo completa. L'inizio di quest'opera risale a più di 25 anni fa, tant'è vero che l'appalto del 79 dell'80, appalto concorso, dicevo, tant'è vero che l'appalto concorso è dell'80, quindi 20 anni. Sicuramente l'avvio progettuale, l'avvio dell'idea era di qualche anno prima, quindi sono passati circa 25 anni. E qui ora vorrei fare nuovamente un ritorno al discorso del sindaco. Certamente è assurdo vedere tante opere avviate e nessuna completata. Voi sapete che in Emilia abbiamo ben 5 CAS. Forse questa è la prima che ha la vernice fresca e funziona in maniera attuale, perché anche quella del Secchia, diceva l'ingegnere, va adeguata, perché ormai sono passati 20 anni da qua circa, da quando abbiamo fatto. Voglio ricordare quella del Parma e dell'Enza, che non sono mai state completate, e quindi è giustissimo che si lavori insieme per programmare le opere con priorità, con esigenze di distribuire le risorse che a volte non sono sufficienti, in maniera finalizzata ad avere veramente opere compiute. Dicevo, il giudizio di allora, che io ebbi qui, il giudizio nel senso che le critiche che
licenziamenti nel novembre del 96 furono molto più pesanti in Piemonte, dove andai dopo poco e dove il giudizio stava diventando un giudizio con azione fisica, non solo verbale, perché a distanza di circa 2 anni dall'evento del 94 denari c'erano, e che la cosa più grave, ma i denari ci sono, ma le opere non venivano fatte. Oggi credo trovarmi in una situazione molto più felice, perché sono stato fortunato, perché sono state circostanze fortunate che mi hanno consentito di organizzare le cose nel modo migliore, perché è andato tutto abbastanza bene, perché il Padre Eterno mi ha aiutato, perché sono passate ormai 3 invernate senza eventi particolarmente pesanti. E comunque l'ultimo evento che è stato interessante e rilevante, e direi che va bene che ci sia stato, e mi spiego, questa riunione di oggi, questo seminario è stato rinviato più volte e doveva avvenire i primi di novembre in altre circostanze. Avvenendo dopo l'evento del primo di novembre ci conforta anche perché tutto sommato quest'opera è stata in qualche modo verificata. E faccio un breve inciso, l'opera di cui parliamo ha funzionato in occasione dell'ultima piena dando dei risultati interessanti, e cioè che a Finale Emilia non siamo andati in guardia con una piena di questo tipo, che in altre circostanze invece sicuramente ci avrebbe portato in guardia, addirittura siamo stati oltre una vetrata sotto il livello di guardia. Quindi quello che spiegava prima molto bene il professore si è manifestato concretamente, quindi oggi forse è ancora più festa in qualche modo perché l'opera funziona. Dicevo, 25 anni fa l'opera è stata pensata, poi è stata appaltata, e risorse mal distribuite che si disperdono nel tempo. Quest'opera è ancora un esempio di questo tipo di, direi, operare non corretto forse. Sono stati spesi circa 33 miliardi e sono somme di denaro erogato e finanziato non adeguate, perché se partiamo da 25 anni fa, le prime somme spese certamente rapportate a oggi hanno un valore diverso. Con ben 14 interventi, ora è impensabile che un'opera si possa completare facendo 14 interventi, credo che debbano essere meno, credo che i tempi debbano essere più contenuti. Quindi è un esempio di questo finanziamento a pioggia che perdura nel tempo. E vi posso dare qualche breve cenno economico, ma in parte ve li ho già dati, e tecnico. Quelli economici ve li ho dati, appunto il costo complessivo, il numero degli interventi. Siamo partiti con i primi anni 80 con una prima fase. Prima fase che poi è stata affinata con studi anche sul modello fisico, avete visto qualche diapositiva in tal senso, a metà degli anni 80. A fine anni 80 finalmente eravamo pronti per la successiva fase, che è durata fino al 95, quindi a tempi proprio molto vicini a noi, e che comunque, nonostante ciò, io nel 96 ho trovato l'opera e le richieste dei cittadini non era completa. Il completamento che è proprio praticamente finito, anche se l'altro giorno abbiamo approvato in comitato tecnico due cose molto modeste ma importanti per la manutenzione di cui parlavamo, cioè uno scivolo per entrare nelle vasche di dissipazione e altre opere minori, per esempio di rimodellare una specie di isoletta che sta a monte dello sbarramento e che non permette il deflusso corretto di tutte le bocche. E per quanto riguarda l'aspetto tecnico, dicevo, la prima fase e la prima parte di lavori, la seconda, che è finita nel 95, con la quale sono state ulteriormente alzate le arginature e migliorate anche le altre opere connesse. L'ultima fase, quella che oggi stiamo praticamente concludendo, ha consentito la chiusura di 4, quelle minori, delle 9 bocche che permettono il deflusso dalla cassa stessa, il completamento della parte sovrastante lo sfioro, l'illuminazione e altre opere minori. Soprattutto un'opera modesta, ma
il superamento da un lato all'altro della cassa permetterà la fruizione dell'intero bacino. Bacino che sono 350 ettari, 24 milioni di metri cubi, 5 milioni la cassa minore e gli altri 19, quella maggiore, per totale di 24 milioni. Qui vorrei aggiungere ancora una cosa e poi vi do qualche notizia sulle altre iniziative che riguardano la provincia di Modena. Un'iniziativa sempre che si rallaccia al discorso da cui sono partito e che ha fatto il sindaco di Modena. Abbiamo fatto un sopralluogo qualche mese fa con l'assessore regionale e col sindaco e sono stato molto soddisfatto da quello che ho sentito dire dal sindaco e dalla crescita, direi, culturale che c'è stata, perché fare le casse non è una cosa facile. Qui voi avete sicuramente una cultura dell'acqua ben più e del fiume ben più forte che non in Piemonte. In Piemonte sono un po' indietro, è difficile convincere che le casse sono non sono la sottrazione del territorio dal punto di vista della vita quotidiana, sia dell'attività agricola o di altre attività. Esatto, bene, si è ricollocato. E qui invece ho notato che l'idea di questi 350 ettari da fruire per tutto il corso dell'anno, tranne nei momenti che poi si riducono a pochi giorni, tra l'altro sono piene molto veloci, come diceva qualche altro prima, rappresentano una ricchezza, perché è una parte di territorio che in qualche modo ha delle caratteristiche, delle opportunità diverse e che va sfruttata. Cioè voi vi troverete a un certo punto una serie di parchi aggregati l'uno all'altro che sono connessi all'esistenza di queste casse, perché questo vale un po' per tutti, un po' di più, un po' di meno, a seconda delle circostanze, per tutte le aree di cui stiamo parlando. E quindi direi che c'è veramente questa felice colleganza tra una necessità di salvaguardia idraulica con un uso del territorio diverso. Nel caso del Banaro poi ci sono altre aree già recuperate che sono state a visitare, molto belle, che potrebbero rientrare, cioè vecchie cave che sono state rinaturalizzate in maniera opportuna. Ora, se mi permettete ancora pochi secondi, vi do qualche notizia di carattere generale sulla parte dei lavori che riguardano l'intera provincia. Allora, innanzitutto vi do delle cifre molto veloci e molto sintetiche che forse rimangono anche più impresse. Abbiamo circa 25 miliardi di lavori in corso, quasi tutti in via di completamento completati, come questo della cassa, che il completamento è costato 7 miliardi e mezzo, dovrebbe finire il primo di gennaio. Con queste opere aggiuntive, vi dicevo, lo scivolo e altri piccoli lavori di manutenzione, arriveremo a marzo sicuramente in ordine per le piene primaverili. Abbiamo circa 3 miliardi e mezzo da pronti, già appaltati, di prossima consegna, 15 miliardi in corso di appalto e quindi tutta roba già progettata, già o eseguita o in corso di esecuzione o di prossima. In progetto abbiamo 18 miliardi e mezzo per un totale di 62 miliardi. Queste sono cifre non grandissime, ma credo che concentrate tutte nel territorio modenese non siano poca cosa, visto che riguardano poi un argomento specifico come quello dei fiumi. Per darvi qualche elemento di dettaglio, vi posso dire che le opere più importanti che siamo riusciti a avviare dopo quelle famose critiche del novembre del 96, oltre alla cassa del Banaro, ci sono gli interventi sul Naviglio e ci sono tutta una serie di altri interventi minori già avviati. Di interventi piuttosto importanti da avviare a breve c'è la sistemazione a valle della cassa del Secchia, per il quale abbiamo 15 miliardi e mezzo a disposizione. E sono denari che non consentiranno anche l'ampliamento di cui parlava qualcuno della cassa, ampliamento che, come diceva mi sembra il professor Maione, lo riferisse all'inizio, è oggetto di uno studio ormai completato da parte del Politecnico di Milano, che ha confermato la necessità di ampliare la cassa e che a breve fisserà anche la zona dove questa cassa dovrà ampliarsi, se utilizzando le zone a monte dell'attuale cassa dove ci sono vecchie cave o d'altro,
ovvero altre zone circostanti. Però intanto il risultato della valutazione delle portate effettive di riferimento e della necessità di ampliare la capacità della cassa sono due dati già acquisiti. Se volete dei dettagli specifici sui finanziamenti sono a disposizione, ma non vorrei annoiarvi con tanti numeri e riferimenti, ho cercato di dire le cose più importanti. Volevo dire ancora un'ultima cosa, la recente piena che ha interessato il Panaro ha dimostrato che la limitazione appunto dell'afflusso verso valle è questa volta rispondente per il momento alle valutazioni progettuali. Vi ringrazio e sono a disposizione per ulteriori precisazioni se servisse. Grazie ingegnere. Adesso passiamo alla fase dell'idea e progetto appunto per la realizzazione di un parco delle casse di espansione del Panaro. In sala l'architetto Bottino, indubbiamente, letta anche storicamente, parlo da
punto di vista urbanistico e quindi di tutta l'attività che i nostri comuni innanzitutto devono svolgere, che il ruolo dei parchi fluviali, così come era stato pensato fin dall'inizio del piano paesistico regionale ad oggi, è un ruolo che si è profondamente anche modificato, ma anche profondamente strutturato. Il discorso di passare soprattutto da un parco visto come oggetto di tutela e quindi tutto sommato di vincolo passivo e non vincolo attivo, anche se il piano paesistico lo poteva in questo senso prevedere già come elemento attivo di valorizzazione, il fatto che oggi invece venga guardato soprattutto con un'attenzione alla valorizzazione e alla fruizione ne cambia veramente contestualmente molto il significato. Io devo dire innanzitutto che credo, facendo innanzitutto un inquadramento a livello regionale, qui siamo solamente a livello provinciale, che valga la pena di considerare, così come peraltro il comune di San Cesareo, ma anche il comune di Modena hanno cominciato a fare, considerare che a livello territoriale il ruolo che possono giocare questi parchi fluviali, articolati da aspetti ad esempio di grande interesse ripristino naturalistico a quelli invece di una fruizione più articolata, possono veramente svolgere un ruolo di grande riequilibrio territoriale ma anche sociale. Io credo che la maglia di questi parchi, leggendo nel territorio regionale questi elementi di perpendicolarità che attraversano il più forte e il più alto insediamento di città lineare che esista nel nostro paese, e noi abbiamo un sistema metropolitano policentrico che non è un obiettivo da raggiungere, è un aspetto strutturale di questa regione, territorio e sistema che è stato ed è attraversato da grandi infrastrutture a livello orizzontale, quindi parallelo al sistema urbano, ecco, i parchi fluviali a mio avviso giocano un ruolo fondamentale proprio in questo senso di riequilibrio, venendo anche incontro, e questo ci può fare molto riflettere su come si può investire anche nella gestione di questi parchi, venendo incontro a delle modificazioni della vita sociale che si svolge nelle città, dove indubbiamente l'attività di diverso tipo, quella del tempo libero, quella di tipo di interesse culturale, quella di tipo sportivo, sarà un'attività che avrà un segmento sempre più grande rispetto al passato, e quindi in un discorso dove si può avere veramente una perfetta offerta a livello dei grandi parchi urbani, penso alle grandi capitali europee, cose che le nostre città non hanno. Ecco, io vedo questi parchi fluviali veramente delle pause a livello territoriale, vorrei dire a livello di città-territorio, delle grandi pause sia spaziali che temporali nella vita di tutto il sistema metropolitano policentrico. E io credo che questa sia una scommessa che la nostra regione e le nostre province dovranno raccogliere, perché veramente è una grande potenzialità di riqualificazione urbana in uno degli aspetti fondamentali del territorio, laddove offre una funzione che può essere articolata in diversi modi, dove esiste una grande domanda a cui si dà risposta soprattutto nelle città. Pensiamo ad esempio alle palestre, alle attività che vengono fatte all'interno della città. Avere un corredo a livello urbano dove questi parchi fluviali giocano un ruolo fondamentale, io credo sia uno dei modi per parlare veramente di una riqualificazione a livello territoriale. In questo senso per noi è stato visto, e quindi siamo partiti ragionando proprio in questo senso. Scendendo dal livello del territorio regionale al livello della provincia, sono
inquadramenti, scusate, mi metto sotto, sono inquadramenti territoriali che anche in modo abbastanza semplice spiegano quello che ho cercato di dire a parole, e quindi un territorio che è chiaramente impostato come un quadrilatero dove in mezzo è attraversato dal sistema urbano dell'insediamento, e dove si leggono le infrastrutture viarie e questi due parchi che possono anche, a mio avviso lo fanno, giocare proprio il ruolo di porte della città. Si entra nella città attraverso questi due parchi. Legnano, voi lo conoscete ancora meglio di me, è una delle aree, anche Modena come Bologna, più infrastrutturate, quindi dove il territorio è maggiormente attraversato e ferito, fra virgolette, da uno schema di infrastrutture indispensabile per l'attività e per il funzionamento della città. Ecco, questa è l'individuazione che il piano territoriale provinciale fa rispetto alla realtà che viene presa in esame. Come vedete qui sono in pratica individuate le aree che sono di pertinenza del parco fluviale e la delimitazione che già il piano territoriale della provincia individua nel proprio territorio. E qui siamo a fare i conti appunto con una realtà territoriale di parco che deve trovare la sua espressione prevalente proprio a livello provinciale, almeno per riuscire ad avere una reale potenzialità di fruizione e di risposta alla domanda di cui dicevo prima. D'altra parte, sempre lo schema di inquadramento territoriale che vedevamo prima, anche questo l'avrete già colto, legge in un unico sistema, perlomeno messo in correlazione, il fiume Secchia e il fiume Panaro. La base di riferimento, la struttura territoriale di riferimento è proprio quella che congiunge queste due strutture di attrezzatura a parco che delimitano la realtà di Modena e di tutti i comuni attorno. Come muoversi? Passo più velocemente alla proposta progettuale. Come muoversi in questa realtà dove di fatto il piano territoriale provinciale dà degli indirizzi specifici nel senso di quella offerta e di quella possibilità di realizzare attraverso i parchi un innalzamento del livello della qualità urbana e territoriale, quindi trovandosi in sintonia il piano territoriale provinciale con il piano dei parchi regionale e trovandosi in perfetta sintonia la realtà del comune di San Cesario sul Panaro, che direi fa proprio della rinaturalizzazione, del recupero e del ripristino di un'area che è stata ferita da attività di estrazione di ghiaia e di inerti, ne fa, nell'obiettivo di valorizzazione di quest'area, uno degli aspetti fondamentali del suo sviluppo urbano e anche della sua progettualità pubblica, facendo, un investimento intelligente proprio per il ruolo che il Comune di San Cesario gioca anche all'interno della provincia. È un ruolo di cerniera, è un ruolo di comune chiaramente piccolo rispetto al comune capoluogo di provincia, ma che nel mettere a disposizione il proprio territorio, che ha anche in questo senso delle alte valenze naturalistiche, mette a disposizione di tutta la collettività e quindi dell'intera realtà territoriale regionale un territorio di grandissima importanza. E quindi
quindi è molto importante che questo passo sia stato fatto. Come muoversi sul piano progettuale? Ma l'idea che immediatamente, da un punto di vista, diciamo, di modello da assumere come riferimento per la realizzazione, sapendo che ci si muoveva in una realtà unica, che è solo una parte del tutto, ma sapendo che c'era un riferimento territoriale a livello della provincia che andava in sintonia. Quindi il modello assunto è un sistema ad anelli, che riesca appunto a individuare come parte di un sistema più vasto a livello territoriale e che possa valere anche singolarmente, ma anelli che trovano la loro massima potenzialità dall'essere realizzati come sistema. In questo senso è possibile, proprio partendo da San Cesario, prevedere la realizzazione di un progetto complessivo elaborato a livello territoriale attraverso una strategia in progress che realizza dei moduli funzionali e che possono operare autonomamente a livello sia funzionale che formale. L'idea è stata anche quella, appunto, di vedere il sistema d'anelli come un sistema di circuiti e di percorsi. Chiaramente l'ipotesi che abbiamo fatto riguarda, e qui è descritta molto, in maniera molto semplificata, proprio per far emergere che la verifica sul posto del sistema ad anelli ha avvalorato in maniera molto forte la qualità paesaggistica e di fruizione del territorio. Chiaramente qui trovate contornate in rosso i progetti ad anello delle aree e i sistemi di accessibilità. Il problema fondamentale poteva essere quello degli accessi ed è chiaro che in questo senso sono stati poi diversificati gli accessi primari dagli accessi secondari, scendendo appunto di scala da quella territoriale a quella più circoscritta nelle due sponde del fiume, due sponde che sono anche fra loro molto diversificate come presenza di valenze di grande interesse naturalistico, e quindi questo ci consente anche, lavorando sulle due sponde, di poter prevedere itinerari e percorsi anche di tipo diverso, il che moltiplica la possibilità di offerta e quindi risponde in modo più articolato anche alla diversità delle domande. Come poi vedremo nella proposta di progetto finale, si gioca proprio sulla diversità di interesse che questi singoli percorsi, questi singoli circuiti hanno. Questa è una delle, tralascio di dirvi che abbiamo avuto un largo materiale di analisi dell'uso del suolo e di tutti i tipi di livello urbanistico che abbiamo messo assieme e che non, chiaramente non riproponiamo stamattina. Questa è la carta di analisi più finalizzata alla realizzazione, più parte proprio perché contiene la individuazione delle potenzialità di interesse ambientale, naturale e anche culturale e anche gli elementi di degrado che riescono a essere riassunti in una tavola unica per avere poi come riferimento i punti su cui è necessario intervenire. Quindi è stata fatta una prima delimitazione, quella che abbiamo chiamato una zonizzazione a maglia larga del territorio, dove facendo una zoomata a livello comunale e in
individuando differenziate fra loro sia le aree che sono direttamente interessate dal parco, sia le aree che hanno un grande interesse naturalistico, come voi sapete qui ci sono delle zone umide, delle orti, quindi, e che hanno quindi più una valenza in un percorso, in un itinerario di esplorazione degli interessi naturalistici, quindi ci sono delle specie particolari di uccelli che frequentano e stazionano nelle zone umide. E poi le aree a grande valenza paesaggistico-ambientale, sulle quali chiaramente l'approccio anche progettuale, quindi gli itinerari previsti, saranno di tipo diverso. Ecco qui, arriviamo a livello progettuale alla individuazione, e a questo punto vi leggo appunto l'ultima parte, l'individuazione delle destinazioni d'uso del territorio che attraverso questo, questa proposta di parco facciamo. È l'architetto Felice Abbottino. La lettura d'altra parte degli usi attuali del suolo mette in evidenza che c'è una fascia di vegetazione ripariale che si frappone fra la sponda del fiume e gli specchi d'acqua, la presenza di un cuneo asciutto centrale attualmente coltivato a vigneto, pioppetto e prato, le zone retrostanti delle casse di espansione che abbiamo visto prima, in cui si trovano attualmente ancora prati e pioppetti, ma anche campi coltivati a seminativo. Ecco, quello che è importante rilevare, che abbiamo rilevato nel corso dell'analisi, è come la vegetazione ripariale sia diversa, sia nelle essenze che nella consistenza, tra la zona a nord e la zona a sud. E il nucleo centrale, il cuneo, quello che abbiamo definito il cuneo asciutto, fa proprio da delimitazione tra questi due elementi. Il pioppetto poi ritrostante, che costituisce, come si può vedere, una fascia pressoché continua e che si sviluppa a una distanza di circa un chilometro dall'alveo. La fascia di vegetazione poi ripariale e il pioppetto costituiscono due barriere visive che progettualmente abbiamo considerato come riferimento, sono due barriere visive parallele, i cui squarci inquadrano visuali diverse del territorio agricolo circostante, ma anche a più largo raggio una sulla quinta collinare verso sud. È chiaro che abbiamo giocato nell'individuazione di queste zone anche sull'analisi dei diversi paesaggi che qui si possono leggere, perché poi la grande valenza dal punto di vista ambientale di questa realtà è proprio la possibilità in un territorio pur circoscritto di avere valenze paesaggistiche molto diverse fra loro, dal territorio agricolo alle zone umide al fiume, in un contesto facilmente ristretto, adesso vediamo la dimensione che hanno i percorsi di itinerari previsti, e che quindi costituiscono una eccezionalità, un valore in sé proprio perché hanno una compresenza di questo tipo. Una compresenza che nella analisi di prima non vi ho sottolineato, può anche fare riferimento alla presenza di manufatti edilizi che possono essere, senza andare ad aggiungere nulla e quindi non apportare ulteriori pesi edificatori alla zona, essere funzionali a presenze all'interno di un parco come siamo abituati nei parchi veri e propri, un piccolo museo, i punti di ristoro, il riferimento, le possibilità di soste di attesa che sono previste lungo tutti i percorsi. Ecco, lo schema concettuale che da questa carta abbiamo voluto evidenziare riprende alcune proposte che erano già implicite peraltro nel PAE che è stato già redatto e che si fonda sulla struttura gerarchica degli anelli di cui abbiamo detto prima e che si sviluppano attorno alle zone umide e che organizzano il sistema della fruizione con percorsi di tipo diverso. Non trovo più l'ultima slide. Sì, sto finendo.
molto rapidamente alcune documentazioni dei paesaggi. Già solamente in questo modo veloce si può cogliere veramente tutta la valenza di questa realtà. Pensare che nel tempo diminuiscono, è molto se ne riusciremo a fermare,
Ecco, io credo che la realizzazione per una provincia come quella di Modena, intervenendo su tutti e due le realtà del Secchia e del Panaro, può veramente costituire una riqualificazione dal punto di vista ambientale di grande valore e quindi di grande merito per le amministrazioni che su questo si misureranno. Grazie. Abbiamo a questo punto l'ingegner Muratori, che è sostituito invece dal dottor Nobi, avevo scritto l'appunto, e in questo modo completiamo la presentazione delle idee sul progetto di parco della cassa di espansione del Panaro e pianto. Poi sarebbe previsto il dibattito. C'è qualcuno che si iscrive? Prego, dottora Nobi. Porterò via pochissimi minuti per lasciare spazio al dibattito. Negli anni 70, come è stato ricordato anche stamani, un lungo periodo di intense fenomeni alluvionali del fiume Panaro comportò una profonda riconsiderazione delle attività umane sul corso d'acqua e tra queste le attività estrattive. Mi basti ricordare, senza introdurre concetti di rischio o aree esondate, eccetera, che nel 66 abbiamo avuto nell'area del grosso modo del comune di Modena ben 7 esondazioni del Panaro e degli affluenti, nel 69 5 esondazioni, nel 72 5 esondazioni, 73 9 esondazioni, senza valutare gli effetti di queste esondazioni. Questo dato significa che si era rotto un equilibrio, qualcosa era successo. Numerosi studi in seguito a questi eventi, numerosi studi vennero fatti e vennero fatti chiarire i meccanismi fra causa e effetto, forse con alcune incertezze non ancora risolte, fra causa e effetto, fra attività estrattive in agio e le modifiche della dinamica fluviale. Le amministrazioni, in seguito a questo, forse ripari attraverso due principali azioni: la costruzione di manufatti idraulici, fra i quali la cassa di espansione e di vetri di estrazione in agio. Con il primo intervento si voleva creare un baluardo di difesa immediata. Con il secondo intervento, le estrazioni di vetro e le estrazioni in aria, si voleva mettere in atto delle misure a più lungo termine e diciamo che potevano dare un risultato complessivamente migliore, nel senso che andavano a ristabilire quegli equilibri che si erano, tendevano a ripristinare quegli equilibri che si erano rotti. Entrando in queste azioni possono anche dirsi concluse. La cassa di espansione viene inaugurata oggi, le attività estrattive in alto si sono ridotte a pochi interventi a carattere di sistemazione idraulica. La progressiva diminuzione delle estrazioni in alto ha però portato allo spostamento delle attività estrattive fuori dall'alto, nelle zone di perialto, in attesa dei cosiddetti materiali sostitutivi che ancora oggi, per molteplici problemi, non costituiscono una valida alternativa alle ghiaie di fiume. L'attività estrattiva fuori alveo poneva però problemi che prima non esistevano, cioè problemi di sistemazione delle aree scavate. Prima bastava andare nell'alveo, caricare, diciamo, che non era necessaria una sistemazione. Scavare fuori alveo voleva dire invece un approccio molto, molto diverso. È sempre dall'inizio degli anni 70 la nuova stagione legislativa regionale a causa di questo spostamento delle attività amministrative da alveo a fuori alveo, in attesa di una legislazione statale ferma alla legge mineraria di inizio secolo. Questa legislazione si svilupperà sostanzialmente attraverso le leggi regionali 8 del 76, la 13 del 78 e fino all'ultima in ordine di tempo, la 17 del 91. E poi questa legislazione introdurrà progressivamente nuovi vincoli, forti dell'esperienza di quanto avvenuto in precedenza, le cosiddette estrazioni selvagge,
uso il termine che era di moda allora, ricostruendo le attività estrattive all'interno della pianificazione. Le attività estrattive venivano così condizionate da una serie di strumenti urbanistici, i piani di attività estrattive, il piano regolatore generale, poi successivamente il piano infraregionale di attività estrattive e i piani particolareggiati. I primi sostanziali vincoli che queste leggi imposero furono quelli della zootonizzazione e del recupero delle aree esaurite. Argomento nuovo legato al concetto di attività estrattiva come uso temporaneo del suolo, da riconvertire una volta cessata l'attività ad un altro uso. Il primo piano di attività estrattiva del Comune di Modena partiva da questi presupposti, venne adottato nel 79 e approvato definitivamente soltanto nel 1984. Individuava però sostanzialmente aree di escavazione e di completamento, senza dire molto di più, lasciando i singoli progetti di coltivazione alla destinazione finale delle aree escavate, pur nel rispetto di indicazioni puntuali, quale ad esempio la profondità massima. Mancava quindi un coordinamento tra aree estrattive anche vicine, delegando la destinazione finale a quanto più vicine nel TRG. Per cui nasceva in modo forte la necessità di un progetto che guidasse e coordinasse tutta l'attività estrattiva. Questo primo progetto, un progetto di parco o comunque di sistemazione complessiva delle aree fluviali, nato nel 1986 ed era appunto impostato alla realizzazione di un parco fluviale. Prevedeva delle zone d'acqua nella porzione vicina al manufatto e invece un uso più marcatamente turistico e ricreativo nella parte sud. Il progetto non venne approvato nell'attesa di una variante generale al piano di attività estrattive, che però una volta pronta non procedette per l'entrata in vigore della legge di 1791 che introduceva degli altri strumenti. Dobbiamo quindi arrivare per rimanere successive all'approvazione di un secondo piano delle attività estrattive che è quello ancora vigente. Nel frattempo però le attività estrattive sono continuate, anche se in assenza di strumenti di coordinamento, comunque coordinato nei fatti da questo primo progetto che di fatto ha vincolato, ha in qualche modo guidato tutta l'attività estrattiva fino ad oggi. E questo lungo periodo di incertezza non è poi stato del tutto negativo, nel senso che l'attività è proseguita anche se in misura ridotta, dando una risposta alla richiesta di materiali che venivano dal mercato e facendo sì che le trasformazioni delle attività estrattive, che in genere sono molto rapide e ad alto impatto, venissero in qualche modo diluite nel tempo e in qualche modo frenate nella loro evoluzione. Adesso è necessaria però una brusca accelerazione. Il piano particolare, ormai siamo verso la fine della quantità di disponibili, valutabili ormai solo i 300-400 mila metri cubi, per cui uno strumento che adesso definisca nei tempi più rapidi possibili come prelevare questi ulteriori materiali e una destinazione finale è estremamente urgente. Il piano particolareggiato e il piano del parco delle casse vengono quindi a coincidere sostanzialmente. Le linee essenziali del nuovo progetto che vedrete, che viene in visita alla mostra piena di evoluzione oggi, come dice, vedrà alcune idee, sono modificate rispetto al precedente, a quello del 1986, sviluppando il concetto di biodiversità e sviluppo sostenibile, insieme a una nuova attenzione ambientale che ha di fatto superato la precedente visione di tipo fruttivo. Cioè non vediamo più il parco, e come mi sembra che veda anche San Cesare, qui sarà necessario coordinarsi un momento come un luogo di fruizione, ma bensì come un luogo in cui lasciare svolgere al fiume una sua funzione,
quindi una rinaturalizzazione solo parzialmente guidata. La fascia più vicina al fiume viene lasciata appunto una rinaturalizzazione spontanea di questo progetto già ovviamente in atto, che permetterà al fiume di riappropriarsi di queste aree, rimodellandole e ricostruirle secondo la propria dinamica pluviale fino alla completa ricostruzione di nuove aree comunali. Le attività estrattive e le sistemazioni con maggiori caratteri di artificialità vengono spostate nella parte più lontana dall'albero pluviale. In questa zona sarà messa una certa artificialità del paesaggio e la possibilità di fruire attraverso una rete di percorsi, di un ambiente comunque già ecologicamente strutturato, nel quale flora e fauna stanno già tendendo un nuovo equilibrio, diverso da quello originario, ma che certamente sono di meno peggio. Per concludere quindi alcune considerazioni più veloci. La lentezza, diciamo, di tutto questo processo che è durato 30 anni sostanzialmente, se da una parte ha creato dei problemi, nel senso che questi manufatti hanno avuto una vita lunga, dall'altro ha fatto sì di diminuire l'impatto che le attività avrebbero esercitato in modo molto forte ci ha permesso di adeguare il piano attuale, quindi di adeguarlo assecondando le naturali tendenze del fiume senza imporre delle sistemazioni che forse avrebbero trovato in difficoltà, nel senso che dobbiamo comunque tener conto che il fiume ha una sua realtà, una sua dinamica che difficilmente si presta ad essere, diciamo, vincolata a quelli che vorremmo essere i nostri voleri, quindi ai nostri possibilità, ai nostri desideri di fruizione, di sistemazione che appunto vorremmo in realtà sono difficili da realizzare. Grazie dottor Annovi. Mi sembra di aver colto da prima la richiesta se c'erano persone che intendono iscriversi al dibattito, nessuno intenzionato a... Sì? Prego. Io volevo parlare delle posizioni 2 del quartiere di Provenza. Io ho visto che il lavoro che state facendo è un lavoro bellissimo, cioè tanto poi migliorare quello che si chiede. Ad esempio, come c'è stato un po', si parlava tanto dei lavori che sono stati fatti, giustamente a Bastiglia, con un po', però io chiedo sempre nel miglioramento delle opere di poter aggiustare il navigo da Bastiglia a Monte, perché i cittadini vengono con me, giustamente diceva anche il sindaco, vengono a rendersi poi noi da noi in quartiere, quindi cioè, questo piccolo intervento può essere sistemato, è una cosa che noi ci interessa. Credo che sarà in grado l'assessore regionale. Noi lunedì parte l'appalto della sistemazione del naviglio da Modena a Bomporto. Noi abbiamo un programma per 8 miliardi di lavoro, più altri 4 miliardi che però non sono ancora pronti come progettazione per completare praticamente gli interventi a suo tempo avviato. L'intervento l'abbiamo già fatto sul naviglio che è finito l'anno scorso. Dalla parte da Bastiglia a Modena, la fascia. Allora ho detto da Modena a Bomporto, più abbiamo fatto altri interventi, più abbiamo completato. A quel punto la mia l'abbiamo sistemata. Sistemiamo anche poi le porte vicine, sistemiamo la vecchia conca, sistemiamo diverse cose. Ma il grosso è già avviato, già fatto, con questo appalto che parte con le differenze. Quindi il 29 parte la parte, una decina di giorni con le norme saremo in grado di, a metà a dicembre, di sapere anche chi eseguirà la norma. Diamo grazie. Le conclusioni all'assessore regionale Cocchi, che sappiamo essere anche capace di una grande sintesi.
ma... Presidente, battute sempre elegante, ma cercherò di essere sintetico. Io devo ricordare che quando l'ingegner Reali si insediò a Parma come nuovo presidente del magistrato del Polo, andai a trovare una visita che non era solo di cortesia ma che era di lavoro, e gli dissi che fra le tante cose che c'erano da fare bisognava dedicare molta attenzione alle casse di espansione del Panaro e del Secchia, anche perché i modenesi, testardi, insistenti come sono, e io li conosco bene, non avrebbero lasciato respiro nella sollecitazione per la realizzazione di queste opere. Devo dire che l'ingegnere Ali ha onorato l'impegno che si era preso, attivando nel modo e nella misura possibile, per tutto il possibile, questo impegno, e oggi credo che possiamo, diceva il sindaco Barbolini, con gioia celebrare il fatto che c'è stato questo completamento. Ecco, io vorrei aggiungere che la sistemazione e il completamento della Cassa del Panaro chiude per molti aspetti una fase, diciamo, degli interventi per la sicurezza idraulica di Modena e delle aree circostanti, una fase che anche, diciamo, di carattere istituzionale e politico, e proprio delle modalità, della logica con cui si affrontano i problemi di difesa del suolo. In verità, per chiudere del tutto questa fase c'è ancora da completare e sistemare, con l'ampliamento di cui si riconosce la necessità, la cassa del Secchia, e questo è un ulteriore impegno al quale dovremo dedicare molta attenzione, molto impegno nei prossimi mesi. Si chiude una fase diversa da quella che oggi stiamo vivendo, intanto perché, come è stato ricordato dall'ingegner Moratti e da altri, per costruire, o meglio per avviare la costruzione delle due casse di espansione dei fiumi modenesi, ci volle una legge speciale. Io allora ero assessore alla giunta del comune di Modena insieme all'assessore Bulgarelli, e ricordo l'impegno, le manifestazioni in Piazza Grande per rivendicare e poi per ottenere quella legge speciale che consentì di fare partire i lavori. Questo è il primo dato che distingue la fase che sta cambiando. Ma la fase cambia anche per un altro elemento, cioè che allora, quando si affrontò di fronte alla drammaticità degli eventi alluvionali il problema delle casse di espansione, e diciamo si agiva per porre rimedio a situazioni puntuali. Allora c'erano gli allagamenti di Modena, c'era stata la rotta di Sottigalli, c'erano stati gli eventi che mi ricordo portarono l'acqua alla cappelletta del Duca di Cavezzo sulla statale 12. C'erano tutti questi problemi che si cercava di affrontare partendo dalla emergenza della situazione prospettavano, fuori ancora da una logica, da una cultura di bacino. Una valenza, un significato molto più forte di quella che ha oggi. E la 183 era davvero, è stata ed è ancora davvero una grande legge di riforma. Tant'è, in Italia si può portare questa prova, è una legge di tale impatto riformatore che non è ancora stata completamente attuata. Ecco, la 183 potrebbe essere paragonata per molti aspetti, come dire, a una corazzata che ha una grande potenza, che può fare tante cose, che ci può portare molto lontano. Ma naturalmente le corazzate, come tutte le macchine, hanno bisogno di carburante per funzionare, perché altrimenti restano ferme in porto. Carburante che è fatto
prima di tutto di risorse finanziarie. La 183 era una legge che presupponeva che questo Paese avesse saputo destinare grandi risorse a un problema fondamentale come quello della difesa del suolo. Ma carburante che anche volontà, capacità politica per adeguare gli strumenti, le modalità per agire, per realizzare quell'opera di salvaguardia del territorio e dell'assetto idrogeologico. E dunque volontà politica per riorganizzare le forze, gli strumenti, le competenze, i modi di intervento. Ecco, bisogna dire che per anni le risorse utilizzabili dalla 183 sono state scarse, del tutto inadeguate. Dopo la dotazione iniziale che la 183 si era portata presso, le risorse disponibili sono viaggiate per molti anni attorno a 100-150 miliardi all'anno per l'intera Italia. Risorse che non erano in grado di assicurare la manutenzione più minuta, più ordinaria. Questo fino al 1997, quando c'è stata una inversione di tendenza. E badate, questo lungo periodo di scarse risorse ha inciso enormemente nella realizzazione degli interventi già previsti e nella possibilità di realizzarne di nuovi che la realtà dimostrava necessari. Dentro a questo sta anche la storia delle casse d'espansione, della loro definitiva costruzione, della loro sistemazione, del loro adeguamento. I 17 interventi che sono stati necessari, che ricordavano i geni reali, fanno parte di questa storia politica finanziaria. Sul versante invece della capacità e degli strumenti per agire, bisogna dire che questa regione è stata in una condizione diversa, potremmo dire più fortunata, usiamo questa espressione, in quanto l'autorità di bacino del Po, e qui siamo nel bacino del Po, anche se ai suoi confini orientali, è stata la prima autorità di bacino nazionale a nascere in Italia, subito a seguire dalla 183. A quella del Po in questa regione sono seguite tutte le altre a breve scadenza all'inizio degli anni 90 e si sono messe a funzionare. Ecco, qui però si è dovuto fare i conti con una cosa che gli esperti sapevano, che i cittadini e gli amministratori sapevano molto meno, e cioè che non bastava costituire le autorità di bacino per entrare in una logica di pianificazione di bacino in cui, come chiede la 183, è necessario collocare programmi, interventi, opere, e questa pianificazione non nasce da nulla, ha bisogno di conoscenze vere della realtà idrografica, del territorio, delle sue componenti geologiche, idrogeologiche e quant'altro. E qui noi abbiamo scontato un altro gravissimo ritardo. Abbiamo scontato una carenza di conoscenza, per cui in questo Paese era successo che le misure di portata erano state interrotte, per cui non si sapeva bene di che cosa si doveva mangiare. E questo ha richiesto tempo per attivare quella potenzialità di pianificazione che le autorità si portavano dietro. Nel bacino del Po bisogna dire però che si è entrati comunque rapidamente in una logica di pianificazione e di programmazione. A partire dal quadro previsionale e programmatico che richiedeva la 183. La 183 diceva alle autorità, alle regioni, a tutti, dovete andare verso i piani di bacino intanto
mentre costruiti i piani di vaccini, fatti un quadro previsionale programmatico che ci consenta di fare i primi più urgenti interventi utilizzando le risorse che avevamo messo a disposizione. Nel bacino del Po questo è stato un quadro fatto con particolare cura, con particolare attenzione e che ha consentito, sia pure per questa strada transitoria, di entrare in una logica di pianificazione. E badate, già in quel piano, in quel quadro previsionale programmatico, stava l'indicazione di Modena come una delle criticità del bacino, insieme ad Alessandria, insieme a Parma, insieme a Milano, insieme a una serie di altre città. Qualcuno ha scoperto più di recente, per classifiche che forse improvvidamente anche i ministeri hanno prodotto, che Modena è la città più alluvionata. Nella storia è stata così. E quel quadro previsionale e programmatico, proprio perché era stato così, la definiva come una criticità. Ecco, le classifiche di oggi dovrebbero tenere conto, ma questo a volte anche i ministeri se lo dimenticano, è che poi è successo qualcosa successivamente. E in quel quadro previsionale e programmatico, proprio perché Modena era considerata criticità, stavano il completamento delle casse di espansione, stava il progetto di sistemazione del Naviglio, stava il progetto e la costruzione del diversivo Martignana, che combinato con il nuovo grande condotto fognario del Comune di Modena, che è stato realizzato in combinazione col progetto del Naviglio, debbono consentire di risolvere il problema della sicurezza idraulica della città di Modena. Questi interventi che stavano in quel quadro, che risale ormai a più di 10 anni fa, vengono oggi a realizzazione. Praticamente in buona parte già realizzati, in altra parte, come ricordava il ingegnere Reale per il Naviglio, siamo all'ultimo stadio dell'appalto, proprio perché sono stati dentro in quella storia di risorse che mancavano, in quella storia di carburante che non c'era per fare marciare la macchina. Oltre a questo, nel bacino del Po poi è arrivato il PS 94, il piano redatto dopo l'alluvione del Piemonte, ma non solo del Piemonte, del 94, è arrivato il piano fase, primo piano approvato in Italia, piano di una certa consistenza, di una certa rigorosità pianificatoria. C'è il piano dell'assetto idrogeologico che è stato adottato dall'autorità di bacino, che è in questa fase in pubblicazione e in consultazione per raccogliere le osservazioni degli enti locali. Ecco, quindi questa pianificazione si è attestata e credo che oggi appunto siamo entrati in una nuova fase con questa strumentazione e con un altro elemento fondamentale che è quello che ho ricordato, intervenuto dopo la finanziaria del 97 con la destinazione di più cospicui e consistenti finanziamenti in questo settore. E noi siamo passati dalla cifra che ho ricordato prima a finanziarie che destinano 3.000 miliardi nel triennio, perché questa è la programmazione finanziaria, è avvenuto ad esempio nel 98, è avvenuto con la finanziaria del 99 che l'ha rinnovata, sta avvenendo con la nuova finanziaria. E dentro a questi sono intervenuti anche altri strumenti legislativi, penso al decreto Sarno, che hanno portato altre risorse. Dunque c'è stata una svolta sul versante delle risorse disponibili. Si potrebbe dire che oggi i finanziamenti ci sono, possono esserci, e il problema diventa come spenderli, come utilizzarli. E questo non appare un paradosso, perché questo è uno dei classici paradossi dell'Italia. Il problema è come spenderli, utilizzarli speditamente,
con efficacia, ma anche con una giusta finalizzazione. L'efficacia è direttamente proporzionale appunto alla finalizzazione, e qui ritorna la fondamentalità di quel quadro di pianificazione che si è venuto a definire. Ecco, l'altro elemento invece che serve a dare carburante alla 183, quello della riorganizzazione degli strumenti e delle competenze, è questo, si può dire, sia completato, che qui siamo davvero entrati in una nuova fase. Ci stiamo entrando faticosamente. La legge Bassanini e poi il 112, con la riorganizzazione dei poteri e delle competenze, la legge regionale 3 che di adatta attuazione mettono le basi per realizzare questo altro fondamentale cambiamento che ci consenta di mettere a regime la capacità di affrontare la situazione. Ecco, e allora qui c'è questo problema delle competenze. Io sento dire spesso, anche dagli amministratori locali, che il problema col quale ci imbattiamo e che non ci consente di risolvere con efficacia le situazioni è quello che siamo di fronte a troppe competenze, ad una sovrapposizione, ad un intreccio di competenze. Allora io credo che su questo bisogna fare chiarezza, perché altrimenti rischiamo, come dire, di continuare ad alimentare una polemica che ha, come dire, riflessi del passato non più attuale, ma soprattutto che non ci consente di costruire, di sostenere con efficacia il processo per costruire il nuovo e dare le risposte. Allora, intanto bisogna distinguere la funzione di pianificazione dalla funzione di gestione. Cosa questa molto difficile in questo Paese. Ne stiamo discutendo anche per quanto riguarda altri servizi. Però fondamentale, a cominciare dalla ripresa del suolo. Allora, le funzioni di pianificazione non possono che essere di bacino. Questa è stata la scelta della 183, questa resta un caposaldo valido, fondamentale della 183, che io credo non debba essere messa in discussione. E questa funzione di pianificazione deve essere rafforzata, recuperando qui quello che è stato un vizio di origine delle autorità di bacino, a cominciare dal Po. Qual era il problema principale che il Po si è trovato di fronte? La sicurezza dei grandi fiumi, del Po stesso, dei suoi affluenti, e questo ha portato a concentrare lì l'attenzione. Poi sappiamo che invece anche i cosiddetti corsi d'acqua minori provocano danni e situazioni, oltre che a confluire dei grandi fiumi e dunque ad essere parte del sistema. Su questo non si è dedicata ancora abbastanza attenzione pianificatoria, ma questa è la direzione nella quale bisogna andare. Naturalmente questo sistema di pianificazione deve essere rafforzato, ma anche adeguato ai nuovi principi di autonomia e di sussidiarietà fra le istituzioni che col 112 si è attestato. Certo, la 183 è pre-142 e pre-stagione della riforma delle autonomie, ma qui risposte le abbiamo già date, perché allora con la legge 3 noi abbiamo previsto che il bacino del Po, che è sede di cooperazione fra lo Stato e le regioni, e non poteva che essere così visto che c'è dentro Mezzo Italia, noi prevediamo allora di associare le province al ruolo della regione per definire insieme le scelte di pianificazione che l'autorità di bacino deve attestare. E guardate, non è questa una scelta diplomatica o pro forma. Noi abbiamo già cominciato, chiameremo le province a lavorare duramente su questo, e le province devono fare i conti con le loro risorse, con le loro forze, a entrare in questo ruolo. Ma anche di coinvolgimento dei comuni. Questo non lo si può ottenere in sede, come dire, di rappresentanza, perché pensare che ci sia un organismo dell'autorità di bacino che contiene 3.800 comuni, quali sono quelli del bacino del Po, è chiaramente, ma con un metodo di lavoro che coinvolge. E la legge 3 fa un chiaro invito, e
lo rinnovo, appunto a farsi avanti, a candidarsi ad essere soggetti di questa opera di verifica delle situazioni e di pianificazione. Ecco, diverso invece è il discorso sulle competenze gestionali, le competenze di intervento. E qui certamente c'è da cambiare. E qui c'è da realizzare quel processo che la Bassanini ci ha indicato. Allora, qui bisogna superare la situazione che ci ha lasciato in eredità la 183, pre-142, e che ha stabilito una frammentazione nelle competenze gestionali di intervento. Allora, qui parliamo di Panaro, di Secchia, dei fiumi emiliani, del bacino del Po, e qui è evidentissimo. La Via Emilia ha segnato la divisione fra la competenza della regione, che va in genere dalla Via Emilia a monte, e quella che si è mantenuta allo Stato attraverso il magistrato per il Po, che va dalla Via Emilia a valle. Poi il Panaro e il Secchia fanno un po' eccezione, perché questa distinzione va oltre la Via Emilia verso monte, ma questa è stata più o meno la cosa. Su questo poi resta tutto il problema della gestione del reticolo minore in mano ai consorzi di bonifica, che non sono entrati pienamente nel circuito della pianificazione che ricordavo prima, e questo è un'eredità che oggi deve essere risolta. E nella soluzione di questo bisogna andare anche a dare maggiore ruolo, a chiamare maggiormente in causa gli enti locali. Credo che sia noto che noi con la legge 3, ma già prima con il Bassanini, con il 112, ma poi con la legge 3, in accordo con le altre regioni, abbiamo ipotizzato la unificazione di queste competenze, nel senso che con il superamento, adesso non trovo quella giuridica, del magistrato per la riorganizzazione, come dice il 112, del magistrato per il Po, perché non voglio creare problemi all'ingegner Reale, e qui anche quelle competenze vengono trasferite alle regioni. Le regioni si impegnano a riorganizzarle secondo uno schema che stiamo discutendo, che deve tenere insieme in modo unitario quelle funzioni, tipo la gestione dell'asta principale, tipo i servizi di piena, della polizia idraulica, che ovviamente non può essere frammentata fra il Tanaro e il Secchia, deve avvenire nello stesso modo, mentre tutte le altre funzioni di intervento allora possono essere unificate in capo alla regione, che allora interverrà sul Secchia prima del Pescale, ma anche dopo il Pescale, risolvendoci quei problemi di difficilissima soluzione del coordinamento, che in verità anche qui con l'ingegner Reale abbiamo fatto notevoli passi in avanti, che abbiamo dovuto affrontare questi anni. Questo è quello che ci chiede il 112, questo è quello che ha previsto la legge 3 ed è quello che oggi noi dobbiamo fare. Allora, qui bisogna dire che c'è da registrare una fase di arretramento da parte dell'impegno dello Stato a realizzare questi obiettivi, perché un conto è stata la definizione della legge Bassanini del 112, adesso la sua attuazione è fortemente annebbiata. Stiamo discutendo in questi giorni, si dovrebbe arrivare a delle decisioni, ma dal punto di vista delle regioni io vedo una situazione molto difficile e credo che sia improbabile che si possa giungere a subito. Perché qui c'è un punto che deve essere messo in grande evidenza. Bene l'unificazione delle competenze, bene il coinvolgimento di altri soggetti come gli enti locali nelle funzioni di gestione di intervento, dobbiamo però sapere che se andiamo a unificare delle debolezze, se andiamo a fare la somma delle inadeguatezze attuali, e ora sono inadeguati i servizi tecnici della regione, è inadeguato il magistrato per il Po. Perché una delle discussioni che stiamo facendo con il Ministero è questo: il magistrato ce lo date finanziando la pianta organica o finanziando i posti che sono coperti? E guardate, la differenza è quasi del doppio. E allora
noi siamo molto interessati alla soluzione di questo problema, perché se ovviamente viene risolto dicendo che non si viene dato così com'è, senza risorse per poterlo riorganizzare e potenziare, l'operazione non ci porta un valore aggiunto, o meglio ce ne porta un piccolo, che è legato al potere agire in modo sinergico e integrato, ma non ce ne porta di più. E questo, guardate, vale anche per gli enti locali, perché gli enti locali finora esclusi da queste competenze e non sono in grado di mettere in campo grandi risorse tecniche e operative. E noi, rispetto ad esempio a tutta una serie di piani, siamo andati a chiedere, perché abbiamo il problema che abbiamo le risorse ma i tempi di progettazione e di gestione sono troppo lunghi. Siamo andati a chiedere alle province, alle comunità montane, ai comuni, e nessuno se la sente di prendere in mano queste cose, perché le risorse tecniche sono quelle che sono. E allora non possiamo unificare delle inadeguatezze o limitarci a questo, perché non risolveremo il problema. E qui allora c'è il problema di mettere una marcia in più e essere consapevoli che bisogna risolvere questo problema puntando a darci una nuova organizzazione della strumentazione, ma che sia un'organizzazione capace di reggere i problemi che abbiamo di fronte. Guardate, nel mio assessorato il problema è cambiato. Fino a qualche anno fa, appunto, non avevamo risorse. Oggi il nostro problema è riuscire a rendere efficaci quelle risorse che abbiamo a disposizione, e stiamo adottando anche misure di carattere straordinario per andare in questa direzione. Qui serve anche un'altra cosa, a cui lo Stato deve, il Parlamento, qui bisogna innovare le procedure amministrative e istituzionali che regolano questo settore. Ho citato le risorse della finanziaria, bene, erano tante, cospicue, sono state assegnate 15 giorni fa, per il 1999, a dire che già si sono un pochino ridotte, ma soprattutto ci segnalano procedure, possibile che serva un anno dopo che è approvata la finanziaria per ripartire le risorse. Questo problema deve essere assolutamente risolto, così come deve essere risolto il problema dei tempi per fare procedure di appalto. Perché solo in questo modo noi andiamo in quella direzione. Ecco, io credo che in questa operazione sia assolutamente necessario pensare anche ad una integrazione con le funzioni e il ruolo degli enti locali. Tutte le premesse dicono che è non solo possibile, è necessario che anche gli enti locali diventino protagonisti in questa azione di difesa del suolo, dentro a quel quadro di ordine pianificatorio che deve essere unitario. Queste premesse, ad esempio, stanno ancora una volta nel 112 e nella legge regionale. Il 112 dice che tutto il demanio idrico deve essere trasferito alla gestione delle regioni, e anche qui questo passaggio è estremamente difficile e complicato. Noi abbiamo cominciato a chiedere di sapere qual è il demanio, e alla nostra domanda abbiamo visto facce stralunate di dirigenti statali che non sapevano bene dove muovere. Ma questa è un'operazione che va assolutamente fatta, perché badate, questo è un punto fondamentale per governare i processi di sicurezza idraulica e di difesa idrogeologica. Qualcuno dice che mentre ad esempio l'autorità di bacino ha fatto il piano fasi, il Ministero delle Finanze sta svendendo dei patrimoni e dei demani che stanno attaccate alle fasce fluviali. Allora qui bisogna che questa cosa sia assolutamente risolta. Noi poi nella legge regionale abbiamo scritto che questo demanio che viene trasferito alla competenza regionale noi lo vogliamo affidare ovunque sia possibile, ovunque ci sia la disponibilità per farlo, alla gestione degli enti locali. Questo perché il demanio possa essere utilizzato per gli usi compatibili, non può essere qualcosa che viene escluso. Allora io cito sempre i casi,
del sindaco di Concordia che è stato chiamato perché aveva messo le panchine sull'argine del Sicchia che gli attraversa il paese e doveva pagare, intanto è stato reguardito perché non aveva chiesto il permesso di mettere le panchine, ma poi doveva pagare. O cito il caso di quel parco fluviale dello Stironi a cui l'intendenza di finanza ha chiesto di pagare il canone per l'utilizzo delle aree che stanno fianco al fiume. È evidente che se il demanio non è compatibile a questi usi, non è più dell'Italia, si sa bene di chi sia. Quindi per garantirne un uso compatibile, per garantirne una gestione affinché non succeda più che allora noi facciamo opere, sistemiamo i fiumi e poi le opere sono abbandonate a loro stesse. Io credo che la fortuna della cassa del Secchia, e credo debba essere anche la fortuna della cassa del Panaro, è che c'è qualcuno che sta lì tutti i giorni a guardare, a vedere, che dunque magari sollecita l'ingegnere reale. Abbiamo bisogno di questo, di una gestione oculata che possono fare solo gli enti locali e i cittadini che stanno lì. Ma noi pensiamo che gli enti locali possono subentrare anche per opere di manutenzione. Prima di tutto manutenzione ordinaria, conservativa. È una delle cose che spaventa, ad esempio, i miei dirigenti e i miei servizi è se ci prendiamo in mano questo demanio, come facciamo a garantire lo sfalcio? Io credo che questo sia un problema irrisolvibile. In dimensione statale, in dimensione regionale, questo problema è risolvibile solo se facciamo ricorso all'intervento dei comuni. E questa è una piccola manutenzione, ma possiamo arrivare anche, come dire, a far gestire i comuni interventi, sia pure dentro il contesto della pianificazione, dentro al contesto delle regole tecniche che devono essere definite. E credo che abbiamo assolutamente bisogno di accrescere questo potenziale delle forze in campo. Ecco, devo dire però che di fronte a questa premessa che la legge 3 ha fatto, noi abbiamo una risposta degli enti locali variegata. Diversi che si sono già candidati, che hanno già costruito esperienze. Ecco, ma io ne vedo ancora troppo pochi. Mi aspettavo, come dire, un maggior numero di candidati, perché questa è la risposta da fare. Qui sta anche, e ho concluso, questo problema che qui è stato ben impostato e ben prospettato, che riguarda l'aspetto naturalistico e paesaggistico. La gestione del demanio, oltre che tutti gli interventi per la sicurezza idraulica e la gestione del territorio, sono un anello fondamentale di quel disegno che era iniziato con il piano paesistico e che, a cui oggi noi possiamo dare un contributo di sviluppo rilevantissimo. Felice Bottino, che è stata protagonista fondamentale della definizione del piano paesistico, lo ha ricordato bene. Ecco, io credo che oggi dobbiamo davvero passare a questa fase di attuazione di quell'aspettativa, di quella scelta che ha incontrato resistenza ma che si è dimostrata fortemente lungimirante, non solo di salvaguardare i fiumi e di creare le condizioni di sicurezza idraulica, e qui quando si vanno a fare i piani di bacino per individuare le fasce di sicurezza idraulica, quelle definite dal paesistico, beh, insomma, non hanno bisogno di molte integrazioni, hanno bisogno di specificazioni, perché erano nati in un altro modo, per dire che già un contributo c'è stato. Ma oltre a questo, di fatto, dei veri e propri corridoi ecologici, naturalistici che attraversano questo territorio. Questa dei fiumi è una risorsa che noi possiamo, forse l'unica risorsa su cui possiamo davvero contare per rigenerare in termini naturalistici e paesistici una pianura che la storia ha trasformato 100 volte e che gli ha dato caratteri che sono quelli che noi conosciamo. Ecco, io credo allora che qui bisogna dedicare un'attenzione particolare. Quando siamo già prima, poi quando siamo venuti a visitare le casse in fase di costruzione insieme a Lorella,
e ci siamo trovati di fronte a questa realtà che è veramente di alto pregio. E allora, insieme anche alla provincia, abbiamo ragionato subito su come fare per valorizzare quell'area, trovando riforme di regolazione e di gestione che siano le più appropriate. E credo che allora il progetto che qui è stato presentato vada in questa direzione e ci può davvero consentirci di congiungere quel momento di gestione, chiamiamolo funzionale, con quella di un uso che faccia sì che i cittadini, perché è poi lì che dobbiamo andare, e le loro espressioni organizzate del volontariato e quant'altro, si possessero di quelle aree. La disponibilità delle ingegnere Ali a trovare anche nella fase conclusiva della realizzazione dei lavori le soluzioni anche tecniche e funzionali che possono servire a realizzare questo progetto, credo che sia un ulteriore elemento che ci debba incoraggiare e confermare che è giusto e opportuno andare in questa direzione. Grazie. Grazie Assessore Cocchi, si chiude qui questa prima parte delle iniziative legate all'inaugurazione della completata Cassa del Panaro. Oggi alle 15 presso il cantiere Stradello Sala San Damaso, la banda, le calderoste, il vin brulè e visita guidata alle casse di espansione. Il signor Garagnani Ruggero e il sottoscritto Bertarelli Francesco, componenti del Comitato Cittadini di Modena Est, quel comitato che a suo tempo si è impegnato per la raccolta delle firme per l'ultimazione di questa opera, non abbiamo ritenuto opportuno intervenire nel dibattito per non dar luogo a polemiche pubbliche, ma riteniamo giusto mettere a conoscenza il presidente del magistrato per il Po, ingegner Reali, come avevamo già avuto modo di farlo con il vicepresidente della provincia di Modena, dottor Mussarelli, nel suo ufficio il 18 novembre del 99, delle nostre perplessità e riflessioni riguardanti la cassa di espansione in oggetto. Valutando che le precipitazioni del 7 di novembre sono da ritenersi di modesta entità, abbiamo notato come si può vedere nel filmato a seguito che al momento della massima piena la differenza dei livelli di monte e di valle del manufatto non era percepibile alla vista. Tenendo presente che il tiepido ha allagato in zona Paganine terreni e abitazioni posti a monte dell'autostrada, ma anche zone coltivate e l'azienda Unibon posta a valle dell'autostrada medesima, è emerso che a causare tali allagamenti sono stati tronchi che avrebbero occluso in parte alcuni ponti, ma questo avvenimento potrebbe aver scolmato l'onda di piena del tiepido formando una cassa anomala e risparmiando a Fossalta le officine e l'albergo Rischigi. È da tenere presente che il tiepido era anche in questa località al limite della sua portata. Non è possibile avere con certezza che nel caso del deflusso normale delle acque del tiepido a Paganine questo avessero allagato la zona della Fossalta, ma se l'asta di Valle del Panaro fosse stata ad un livello più basso, forse queste inondazioni sarebbero state evitate, come pure la chiusura del ponte di Navicello ed il pericolo corso per il ponte di Sant'Ambrogio. Per questo, anche dopo un'attenta riflessione della splendida relazione del professor Maiore, il quale afferma che se gli sbarramenti sono controllabili sono più rari i casi di inondazioni. Riteniamo che, chiudendo una bocca delle cinque rimaste, nel modo che sono state chiuse le altre quattro,
attuali si potrebbe creare a monte del manufatto, al momento della punta di piena, un più elevato volume d'acqua ed azionare le paratoie in base alle esigenze, in quanto il fiume in più punte è monitorato, quindi è possibile in brevissimo tempo stabilire come dover intervenire per poter meglio gestire la piena stessa. Tenendo presente che la capienza attuale delle casse ha la possibilità di poter contenere molti migliaia di metri cubi di acqua in più, nell'asta di valle si riuscirebbe ad avere un deflusso controllato, che potrebbe voler dire che Paganine fosse alta, come pure i cittadini dei comuni a valle del manufatto non sarebbero più in pericolo anche con precipitazioni più abbondanti. Grazie. La cassa dell'espansione del Panaro. Questa è la prima ondata di piena dopo che è stato terminato sia il profilo di sfioro, che è la parte che vediamo in questo momento, sia la chiusura delle quattro bocche laterali, che non sono possibili vedere le paratoie, ma si vedono solo i meccanismi per poterle azionare. Il fiume sta aumentando ancora, devo dire che dalla parte che è a monte all'asta di valle del manufatto non c'è molta differenza sul livello. L'acqua ha invaso anche la parte che normalmente era scoperta fino all'argine secondario. A monte del manufatto, appunto, il livello dell'acqua sta aumentando ed è visibile dove sono i mezzi per la costruzione del rinforzo dell'argine ausiliario. Quello, tanto per intenderci, più basso di un metro e mezzo dell'argine principale. È evidente che è in crescita. Si può notare che l'acqua tende a percorrere il senso verso l'esterno, verso l'argine. Questa è la parte a valle del manufatto. E le onde sono tutte verso l'esterno. Sono ovviamente sulla sponda destra, quella del territorio di San Cesario, Sant'Anna di San Cesario. Devo dire che attualmente sono le 15:44, che non ho sistemato l'ora per l'ora legale. Ieri doveva essere la giornata della presentazione ufficiale a San Cesario delle casse del Campione, che poi è evitata di un paio di settimane, qui appunto a San Cesario, Villa Boschetti. Come dicevo, il livello delle acque da monte a valle è presso poco pari. Come dicevo, dà quasi l'impressione che il livello non sia molto diverso, insomma, dalla
da monte a valle. In questo momento stanno terminando di montare le transenne e quello è il cancello, è quella ciclabile pedonale che sarebbe utile fosse aperta sul Secchia per andare a Campo Galliano. Hanno fatto un ponte qua che c'è, lo tengono chiuso, insomma, cioè, si potrebbe vedere di evitarlo questo, insomma. È bastato pochissimo per notare che questa si sta scomparendo inghiottita dalle acque. Questa è sempre la parte a valle. E questa è a monte, ma questa cassa è a dei livelli molto 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 bassi a confronto della capienza che potrebbe avere. È una panoramica sia di valle dove appunto l'isoletta sta per essere inghiottita dall'acqua. Sia di monte Stradello Sala spostati vanno per il pomeriggio sull'argine sul manufatto della casa del pensione. Non è mia facile. Numero 8. Ora ne mi ha dovuto fare una corsa? Sì, perché di questo no abbiamo filato la musica. Ma adesso, dovevamo suonare quando siamo là? No, io ho detto per me. Il cancello della sponda sinistra, quella dalla parte di San Damaso, e quella appunto che verrà aperta come pista ciclabile che collegherà San Damaso a Sant'Anna. Anche queste sono le strutture appunto nel lato di San Damaso. È stato aperto il cancello con qualche difficoltà. No. Nella parte opposta c'è Lorella Vignali, il sindaco di San Cesario. Ah beh, io sono bianca, beh, Cocchi. Come mai? Io sono bianca, Cocchi. E se fosse ste... E se fosse ste un vecchio? Se fosse ste un... Abbiamo soddisfatto tutti? Tutti. Insomma, se potesse... Dov'è che ci sono? Catarossa sono di là. Strano che... Catarossa sono di là. Abbiamo fatto un safari, girare un po'. Questa è la parte da valle. Non c'è che sono in
persone questa oggi. Preparando un po' di calderosa e di brulè. Modena vi saluta. Bene, di San Cesare sono stati più bravi. È bello, come è bello. Un po' di avete aperto il cancello. No, lì sono di Modena, sono così che si incontra. Quello è il recinto che si che emergeva solo per una ventina di centimetri al momento della piena del 7 di novembre, quando tutto questo invaso era pieno d'acqua. Sono stati ancora una piena del Panaro. A quest'ora il fiume sta rientrando, è già rientrato di circa 60 centimetri e ancora una volta è possibile vedere che sia a monte che a valle del Panaro, da che a valle del nello sbarramento, il livello dell'acqua è quasi pari. Ciò fa riflettere sul positivo che poteva avere l'intervento del professor Maiore nel suo intervento appunto nella al momento dell'inaugurazione delle casse d'espansione del Panaro, che è stato che si è svolto a San Cesario il novembre dell'anno scorso, fine novembre dell'anno scorso. Trovo sulla sponda sinistra, che parte verso Modena, e quello è il recinto che ebbe occasione di filmare dalla parte opposta nella tracimazione del Tiepido, nella piena, durante la tracimazione del Tiepido a Paganine, durante la piena del 7 di novembre, 6-7 di novembre dell'anno scorso. Sono sulla sponda sinistra perché ho preso da televideo che il ponte di Sant'Ambrogio e il ponte di Navicello sono stati chiusi al traffico. Ciò dimostra che, valutando che la cassa di espansione sarebbe in grado di contenere molti metri d'acqua in più, qui appunto sono la zona a monte, se come pensiamo noi
chiudendo una, fosse stata chiusa una bocca di quelle grandi e fosse stata gestita la, almeno una, e fosse stata gestita con le piccole laterali.